Mister Paolucci con noi a vigilia di questa partita contro la Cremonese, importante, davvero molto importante, arriva in un momento anche del campionato dove adesso bisogna forse cercare di dare una svolta ancora in più, no? Cremonese e poi Trapani, quindi due gare casalinghe consecutive. Iniziamo da quella di domani, mister. Ma sì, come ha detto giustamente lei, sono due partite importanti che, iniziando dalla Cremonese, che è una delle squadre insieme a Lecce, tra le più forti, insieme a Trapani, quindi ed è una partita fondamentale perché vincendola, facendo un stato positivo, possiamo fare un bel salto in classifica e perché già adesso ecco, comincia un attimino a delinearsi un po' le situazioni di classifica, quindi fare il risultato domenica per noi diventa fondamentale. Due squadre un po' agli antipodi, mister. Voi molto giovani, con dei ragazzi estremamente interessanti, la Cremonese con qualche giocatore un po' più di esperienza. Ma sì, però voglio dire, la Cremonese, ripeto, è una squadra costruita per vincere, no? Sappiamo il valore che ha, è normale che hanno dei problemi e noi dobbiamo giocare su questo, ecco, mettere in evidenza i loro problemi, creare dei problemi a loro e stare attenti alle loro, tra virgolette, le qualità, insomma, ecco, quindi dobbiamo stare attenti su questo, dobbiamo fare una partita, secondo me, una grande partita perché sarà una partita molto difficile. Come fare allora a mettere in difficoltà questa Cremonese? Chiaramente ne avete parlato in settimana, no? Qua a Orsonigo. Bisogna giocare la nostra partita, bisogna giocare per quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, giocare con intensità, giocare con la qualità che abbiamo, giocare, come dobbiamo giocare partita per partita e ogni partita dobbiamo cercare di ottenere il massimo senza paura di niente, giocarci la nostra partita, le nostre chance. Senta, mister, problemi particolari di formazione, ad eccezione di Benvenga che è squalificato? Abbiamo il problema di Benvenga che è squalificato. Poi ha un problemino Torre Grossa, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Per quanto riguarda gli altri che hanno recuperato, penso che in panchina me lo porto. Solo Torre Grossa sostanzialmente in Sì, Torre dubbio. Grossa ha un problemino flessore, adesso vediamo oggi e domani se riusciamo a recuperarlo. Senta, un'ultima cosa, ovviamente le chiedo anche un invito, un appello. Mi pare importante domani avere i tifosi al fianco. Ci sono sempre stati quest'anno, però questa partita, no, ci vuole anche l'affetto della gente di Como. Beh sì, è importante, per noi è determinante avere il pubblico dalla nostra parte, l'hanno sempre fatto, speriamo che continuino a farlo, ecco, magari se viene qualcuno in più sarebbe ancora più importante. In bocca al lupo, mister. Crepi, Grazie. bisogna di parlare con qualcun altro? Bravo, mister. Se mi...